Mister De Luca, sconfitta per 3-1 nella gara di ritorno, sconfitta per 4-1 all'andata. Questa Virtus Francavilla forse è la formazione che ha dato più filo da torcere sul piano della malizia e dell'esperienza in campo al Biceglie. Ma è normale, si è visto, ma io penso che sia stato pure il Biceglie una delle squadre che ha messo più in difficoltà il Francavilla. La partita d'andata era una partita particolare perché tanti ragazzi sapevano di andare via, quindi per me è stata interpretata bene all'inizio e poi a livello di attenzione e concentrazione mi è sembrato che in una parte della partita avevamo un po' mollato con la testa e quindi quella sconfitta lascia un po' il tempo che trova. Mentre quella di oggi secondo me è stata una grande prestazione del Biceglie, perché a parte che il gol che ha chiuso definitivamente la partita viene proprio all'ultimo minuto di recupero con un rigore regalato che non ci doveva essere. In più abbiamo concluso noi la partita alla grande con una grande conclusione di Partipilo. E poi se è andata a rivedere la partita, almeno per come l'ho vista io dalla panchina, mi è sembrato di vedere una grande squadra, seppur giovane, con grande intensità. È normale che qualche cosa a livello di malizia si sarebbe pagato, perché parliamo del Francavilla come una delle squadre più esperte. Il loro capitano è del 77. I nostri giocatori invece sono del 97, quindi ci sono 20 anni di differenza calcistica e si sono visti tutti nel campo. Però secondo me vanno fatti complimenti alla mia squadra, non perché sono io l'allenatore di questa squadra, ma perché questi ragazzi, spinti anche da un grande pubblico, hanno messo tutto in campo, abbiamo fatto un bel gol, ne potevamo fare altri e siamo stati solo disattenti. Io penso soprattutto sul secondo, visto che è nato a un solo minuto di distanza dal pareggio che avevamo ottenuto. L'episodio del 2-1 probabilmente ha influito più sul piano psicologico che su quello pratico, perché c'era tutto un secondo tempo da giocare, ma forse è da questo che bisogna ripartire per cercare di fare punti a Torre del Greco e chiudere una volta per tutte la pratica salvezza. Come vi ho detto, bisogna ripartire dalla prestazione, perché la prestazione è importante. Abbiamo fatto una grande partita, forse una delle più belle. Per me è anche più bella di quella con il Gallipoli, più bella anche di quella con il Manfredonia, solo che in quelle partite siamo stati più attenti a non subire nessun tipo di episodio su palle inattive, non, quindi siamo stati concentrati, attenti. Oggi abbiamo subito due gol, ripeto, evitabili, è lì che dobbiamo crescere, è lì che questa squadra deve fare un passettino in avanti, però sapevamo di avere alcune difficoltà come squadra giovane e quindi queste si vedono ogni tanto, però noi secondo me dobbiamo continuare in questo modo e la prestazione di oggi fa ben sperare sia per la partita di Torre del Greco e soprattutto per questo finale di campionato dove vogliamo essere protagonisti e vogliamo continuare a far vedere il bel gioco che abbiamo fatto vedere secondo me durante tutto l'arco del campionato.